Che cosa successe? Ora ve lo faccio vedere. Tutto era grigio e spento. E noi volevamo colore, volevamo portare il colore a Londra. È stata la prima generazione ad avere avuto le potenzialità per lasciare un segno. Sta per scoppiare una rivoluzione. Poi, d'un tratto, i ragazzi inglesi iniziarono a pensare con la propria testa. Cominciarono ad avere le loro idee sulla moda e anche sulla musica. Dicono, i Beatles hanno creato la swinging London degli anni 60. Ma non è vero. Londra ha creato i Beatles. Tutto a un tratto c'erano un po' di persone di Londra che erano considerate le più interessanti e affascinanti del pianeta. Il libro con le vecchie regole veniva strappato e buttato via. La mia generazione pretese un nuovo inizio. Ciao ragazzi, restate ancora con me per qualche curiosità. Lo sapevate che nella trilogia di Il Signore degli Anelli non ci sono mai scene in cui due donne parlano da sole? L'avevate notato? Steven Spielberg è la persona che viene ringraziata più spesso dei vincitori degli Oscar. Pare che sia così. Dio è solo al sesto posto, dopo Peter Jackson. E infine sapevate che il primo film di Sylvester Stallone è stato un porno? Sì, sì, sì. Si chiamava The Party at Kitty and Studs. Mi sa che lui faceva stud. Le sapevate? Per altre curiosità e aggiornamenti vi aspettiamo anche su Instagram e Facebook. Trovate i link nella descrizione del video qui sotto. A presto, ciao da Valeria.